finisce quindi in parità uno scontro importante per le zone alte dell'Europa. Lazio e Milan si dividono la posta in palio allo Stadio Olimpico con il risultato di 1-1. Al gol su rigore di Biglia a fine primo tempo, rigore molto molto discusso ma ne parleremo più avanti, risponde un grandissimo gol di Suso al 40° minuto della ripresa, forse uno dei gol più belli di quest'intero campionato di Serie A. Allora, devo dire la verità, guardando la partita dal primo all'ultimo minuto ho l'impressione che la squadra che avrebbe meritato di più la vittoria sarebbe stata la Lazio. Questo perché? Perché ha giocato per molti più minuti un gioco migliore, ha giocato con molta più determinazione, molta più aggressività. Qual è stato però il problema? Il problema è che si sono addormentati proprio negli ultimi minuti. Si può dire che dal gol del pareggio di Suso in poi il Milan ha cambiato completamente faccia ed ha rischiato addirittura, anche se non con occasioni clamorose, di raggiungere il 2-1, che sarebbe stata una beffa clamorosa per i padroni di casa. Allora, parlando un pochino del primo tempo, devo dirvi che la partita non mi ha particolarmente entusiasmato, ci sono state molte più occasioni nella ripresa piuttosto che nel primo tempo. Parliamo un attimo del rigore contestatissimo. Prima i tifosi hanno protestato per altri episodi su Immobile, comunque in generale ci sono stati anche altri episodi dubbi in area di rigore, però il rigore che è stato fischiato a fine primo tempo è molto complicato. Io però, riguardando bene il replay, mi sono accorto che Donnarumma non ha quasi minimamente toccato Immobile, anzi, togliendo proprio il quasi, non lo ha minimamente toccato. Se deve essere punito qualcuno per questo intervento, bisognerebbe punire Gustavo Gomez, perché in teoria è lui che va a toccare Immobile. Però anche qua bisogna capire se l'intervento di Gomez, che è comunque fortuito visto che lui stesso viene toccato da Donnarumma, sia condizionante per il rigore, sia comunque un fattore che possa portare al penalty. Comunque l'arbitro l'ha considerato così. In ogni caso parliamo di un episodio veramente complicato da decidere e quindi non mi sento da dire come ieri sul gol, che non era in fuorigioco, però comunque sul gol dubbio dell'1-0 di Higuain, non mi sento di dire che è stato un episodio che ha condizionato la gara, perché comunque, tralasciando il gol dell'1-0, la Lazio fino a quel momento aveva prestato di più, era stata più precisa, più attenta, ed il Milan, diciamo che senza l'attaccante di riferimento non aveva creato tutte queste grandi occasioni davanti. Diciamo che Deleuf o Campos si sono impegnati, però soprattutto quest'ultimo è stato veramente troppo troppo impreciso ed è stato fermato quasi sempre da ogni difensore della Lazio. La ripresa è cominciata con lo stesso spirito del primo tempo, con una Lazio più vogliosa, più dinamica e con un Felipe Anderson totalmente trasformato rispetto a un primo tempo molto incolore. Felipe Anderson che ha arato la sua fascia dove giocava il terzino sinistro, adesso non mi ricordo bene il nome del Milan, però comunque un terzino che aveva giocato veramente poco in questa stagione, che aveva retto bene il primo tempo, poi nel secondo tempo è crollato clamorosamente, permettendo appunto ad Anderson di correre su e giù sulla fascia come e quando gli pareva. Fino a al 40° sembra che il risultato vada addirittura stretto alla Lazio, perché comunque il Milan continua a creare poco e senza la giusta grinta per poter raggiungere il pareggio, ma all'85esimo, appunto, per dimostrarci ancora una volta come il calcio sia uno sport veramente strano, arriva un gol veramente fantastico di Suso, che dribbla in aria tre difensori della Lazio, colpisce con un sinistro morbido che si infila all'angolino, sulla quale Stracoscia veramente non poteva nulla, perché comunque era un tiro preciso, bello angolato, può soltanto dirgli bravo, è fatto la bella giocata. Come vi ho detto all'inizio, da qui in poi il Milan comincia totalmente un'altra partita e gioca 10 minuti contando anche il recupero, di straordinaria intensità con i pochi mezzi che ha a disposizione, perché diciamoci la verità, a livello tecnico il Milan è più inferiore rispetto alla Lazio. Non sono due squadre con un livello tecnico clamoroso, però comunque, guardando un po' i giocatori, cioè vedendo anche i subentrati, Mati Fernandez, questa gente qua, comunque si vede che il Milan a livello numerico e a livello proprio qualitativo gli manca ancora qualcosa per poter sperare in un posto nelle zone veramente alte del campionato. Comunque, tornando sul discorso generale della partita, per me il risultato non è proprio giusto, perché se vogliamo guardare bene la partita, la Lazio meritava più di vincere rispetto al Milan, però comunque il Milan ha avuto, diciamo, l'orgoglio di crederci fino alla fine e grazie a una giocata di quello che è secondo me il migliore giocatore della propria rosa, è riuscita a salvare una partita che era praticamente già persa e a perlomeno non perdere punti contro appunto la Lazio e, diciamo, a rimanere più o meno nelle zone alte senza perdere ulteriore terreno rispetto alle altre, che, perché se guardate bene la schermata del campionato di quest'ultima giornata, le prime 10
Le prime 10 hanno vinto tutte, tralasciando ovviamente Milan e Lazio che hanno pareggiato. Le ultime 10 hanno perso tutte. Di conseguenza, chi avrebbe perso questa partita si sarebbe trovata molto indietro rispetto alle proprie concorrenti, e quindi si può dire che è un risultato che non fa felice nessuno, ma non fa neanche troppo scontento nessuno, perché perdere questa partita sarebbe stato veramente molto complicato. Però comunque, concludendo il discorso, sicuramente la squadra che si può mangiare le mani per questo risultato è molto di più la Lazio che il Milan, perché hanno creato molto di più e nel complesso avrebbero meritato di vincere. Il calcio è così, basta una giocata di un campione e il risultato può cambiare clamorosamente. Ci vediamo più tardi per un altro video, un saluto dal vostro creatore Geo84, lasciate un mi piace se ovviamente il video vi è piaciuto e fatemi sapere nei commenti quali sono state le vostre opinioni a riguardo, che siate laziali, milanisti o anche romanisti. Tutti quelli che hanno visto questa partita vi invito a farmi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ciao ragazzi!